Una delle caratteristiche della vitalità, cioè del vivere pienamente, è il fatto di essere in contatto con che cosa? In contatto con tutto ciò che si trova nel raggio e alla portata delle percezioni sensoriali. Cioè, essere in contatto significa essere consapevoli di ciò che accade dentro di voi e intorno a voi, quindi le sensazioni, i sentimenti e anche le percezioni visive, uditive, olfattive, eccetera. Qualcosa di completamente diverso dal conoscere, che è un'attività più intellettuale, più percettiva. Il contatto è più immediato. Più vitale si è, più acute sono le percezioni. Avete mai notato quanto tutto appare più chiaro e distinto quando ci si sente bene? Quando si è depressi, tutto appare grigio e confuso. Bisogna crescere quindi la vitalità. Se la percezione sensoriale è limitata e ristretta, diminuisce anche la vitalità. Uno dei principali scopi è quello di aiutarci a percepire il nostro corpo e a metterci in contatto con esso. Necessario perché troppe persone vivono esclusivamente nella propria testa, con pochissima coscienza di ciò che accade al di sotto del loro collo, quindi nel corpo, le sensazioni proprio muscolari, della pelle, termiche, dolorifiche, eccetera. Non si rendono conto di trattenere il respiro, magari, né sono in grado di dire se il loro respiro sia superficiale. La maggior parte delle persone non percepiscono le proprie gambe, per esempio, e i propri piedi. Sanno che ci sono, ma li usano soltanto come supporti, magari per camminare, ma non hanno la percezione della loro esistenza. Entrare in contatto è invece il processo che mette in grado di percepire la rigidità, la tensione, che blocca il flusso della vita, il flusso del sentire. Solo avendo la percezione di una tensione la si può eliminare. Ogni tensione è una contrazione muscolare cronica, detta anche spasticità. Molte persone si rendono conto di essere tese, in generale, chiamano questo fenomeno tensione nervosa, perché non sono in contatto con lo stato di tensione muscolare presente nel corpo. E non percepiscono la costrizione che si può formare, per esempio, alla gola, il nodo in gola, la tensione nella parte posteriore del collo, la rigidità del collo, o nel cingolo scapolare, o la spasticità del diaframma rigido, i nodi presenti nei muscoli delle gambe. Ora, mancando queste percezioni, non possono allentare le tensioni muscolari e sono costretti magari a fare ricorso a farmaci per ridurre il loro nervosismo, psicofarmaci. È molto meglio, anche se meno facile, lavorare direttamente sulla tensione muscolare per indurre uno stato di rilassamento generale. Se si percepisce la tensione, il rilassamento si ottiene mobilitando i muscoli contratti in uno stiramento o proprio in un movimento espressivo. Esprimere, diciamo, significa per esempio dare un calcio, dare un pugno su un cuscino. Ne consegue che questo muscolo teso poi si lascia andare, si rilassa. E così avviene un rilassamento generale. Movimenti espressivi come tirare calcio, colpire, servono allo stesso scopo, mobilitano la muscolatura contratta. Una scarica emotiva come il pianto spesso farà allentare anch'essa la tensione interiore. Come non avete notato, molto spesso dopo un pianto ci si sente meglio. Il pianto è un'espressione, un movimento espressivo. Si percepisce lo stato di rilassamento in qualsiasi parte del corpo quando la si sente più calda. Migliora il colorito, diventa più roseo. La parte, poiché una maggiore quantità di sangue comincia ad affluire nella zona interessata. Le parti contratte invece sono fredde, sembrano al tatto inanimate. Le descriviamo come zone morte. Sono parti del corpo con le quali il soggetto non è in contatto, non le sente. Il processo di mettersi in contatto con il corpo non è mai finito, si migliora sempre di più, si ottiene un contatto sempre più profondo, si sentono parti del corpo in maniera sempre più differenziata,
Prima sono le mani, il palmo, poi magari le dita, poi magari proprio il polpastrello delle dita, così per i piedi, così per le altre parti del corpo. La padronanza e l'espressione di sé aumentano progressivamente. Essere in contatto è uno stato di vitalità. Non viviamo in una cultura orientata sul corpo, come avviene invece in Oriente o anche tra i primitivi avveniva di più. Ora, oggi le macchine compiono gran parte del lavoro che un tempo facevamo col nostro corpo, e se ciò rende la vita più facile, non è detto che la rende anche più viva e godibile. Con il perfezionamento delle macchine si è accelerato anche il ritmo delle nostre vite, ci muoviamo più alla svelta, ma abbiamo meno tempo. In realtà, poiché il ritmo aumenta, siamo sempre sotto stress. Aggiungete a questo le enormi pressioni sociali e competitive della nostra cultura. E diventa chiaro che se non contrasteremo queste forze con un programma positivo di rilassamento, di centratura sul corpo, sulle cose veramente importanti della vita, non potremo sperare di mantenere la sensibilità per la vita del corpo, che è essenziale, quindi la vitalità. Molto spesso le persone vivono, ma vivono, sono morte dentro questa società. Il lavoro sul corpo porterà invece inevitabilmente ad acuire le percezioni o a mettere la persona in contatto con le emozioni represse. A mano che il corpo diviene più vivo, si sente di più. Molti hanno eliminato la tristezza e il pianto allo scopo di presentare al mondo un volto sempre sorridente, ma è falso questo sorriso. Ci hanno insegnato che a nessuno piace vedere una faccia triste. Se piangi, piangi da solo. Ora, mentre il corpo si fa vivo, la maschera cade a pezzi, la tristezza e il pianto possono irrompere alla superficie. Se dovesse accadere, ve la sentireste di accettare l'emozione. Il consiglio è di assecondare l'emozione. Assecondiamo sempre le nostre emozioni, perché l'emozione è la vita del corpo, altrimenti viviamo a metà, o siamo sembriamo vivi, ma siamo morti dentro. Ma può darsi che non sia semplicemente la tristezza a farsi strada, potrebbe emergere anche la rabbia e la paura. Questi sentimenti sono stati repressi da tensioni muscolari molto spesso. Ma sentite di accettare il sentimento, rendendovi conto che si riferisce magari ad una situazione passata, dal bambino interiore che è a livello inconscio. Basta che diciate: sì, ho paura, o sento che sono arrabbiato, e questo viene fuori, esprimete tutto questo con qualcosa di una scarica espressiva per tirare fuori questo dal vostro interno e liberarvi. Se riuscite ad accogliere il sentimento o a contenerlo, ne avrete beneficio. Potete anche liberarvene esprimendolo, proprio se siete in grado di gestire l'espressione della rabbia energetica. Un modo per scaricare la paura è di gridare, per esempio. Un altro per scaricare la rabbia è di percuotere il letto, di torcere un asciugamano. Qualsiasi modo va bene per esprimere comunque delle emozioni represse e per liberarle, per entrare in contatto con il vostro corpo, con i vostri sentimenti, con la vita. E aumenta così la vitalità.